Abbiamo immaginato di realizzare questi solarium per poter consentire, tra l'altro nei pressi proprio della costa, proprio per consentire loro di godere di spazi specifici riservati in modo da potersi intrattenere comodamente con le loro famiglie, con i loro cari, di poter godere del mare e delle spiagge della nostra città. Piattaforme solarium che rendono le spiagge accessibili anche ai disabili. La civiltà è arrivata anche a Torrequetta, la spiaggia pubblica cittadina di Bari, che insieme a pane e pomodoro ora è attrezzata per accogliere i diversamente abili che altrimenti sarebbero costretti a frequentare solo spiagge private. Queste due piattaforme consentono appunto alla persona disabile di godere appunto di questa spiaggia, di stare insieme alla famiglia, di stare insieme alla città, rendere questa spiaggia libera a tutti, fruibile per tutti. Ma il progetto riguarda tutta la costa. Avevamo già avviato dei lavori sulla costa nord, Palese Santo Spirito, ma siamo in attesa di avere l'ok dal Ministero per l'acquisizione delle aree che sono di parte del demanio, l'acquisizione da parte del comune delle aree relative. Finché non saranno acquisiti al patrimonio comunale non potremo intervenire. Speravamo di farlo entro questa estate, ma purtroppo da Roma i tempi sono piuttosto lunghi. Certo, la conformazione della spiaggia con ciottoli e pietre non rende agevole l'accesso al mare anche per chi non vive su una sedia a rotelle, ma l'intervento dell'assessorato è stato comunque molto gradito. Voglio andare al mare, perché mi hanno detto che là sì che ci si diverte.